iniziativa possa continuare, che questa collaborazione possa essere ancora più strutturata con il nostro corso di laurea e che si riesca in questa maniera anche un po' a canalizzare tante competenze e tanti saperi verso i tanti media che oggi esistono, anche guardando ai nuovi media che è estremamente importante. Capire quanto, diciamo, la creatività dei giovani, credo, può dare un'energia straordinaria rispetto al momento storico, culturale e politico che stiamo vivendo. E quindi più noi siamo in grado di mettere i ragazzi al centro, più noi riusciamo a far crescere una speranza. L'incontro oggi con la RAI, la sede RAI di Napoli e i responsabili del PRI Italia è un modo di riannodare un discorso che si è aperto con la collaborazione dei nostri giovani al PRI Italia di quest'anno, del 2018, che si è tenuta a Capri. I ragazzi hanno prodotto progetti e cortometraggi. Bene, questa non deve essere un'esperienza isolata e conclusa. L'incontro di oggi vuole essere la testimonianza di una relazione che andrà avanti. Allora, questa esperienza che è stata, noi ci aspettiamo la possibilità di poterla proseguire, di poter proseguire sia il nostro cammino di apprendimento, sia la possibilità di poterci esprimere ancora attraverso ulteriori momenti progettuali e produttivi, come è stato il momento di Capri. Riguardo agli studenti, io sono stata da poco a Praga, all'HBO, dalla responsabile dei documentari HBO Europe, che per parlare del PRI, di cosa si può fare in futuro, di come deve cambiare, la cosa fondamentale che mi ha detto, quella su cui ha battuto di più, quella che le era piaciuta di più in assoluto, era la presenza dei ragazzi del YLab. Ha detto vanno coinvolti di più, sarebbe tanto bello averli in qualche modo interagire anche nelle giurie. Sarebbe bello avere una giuria che in qualche modo fosse anche dei ragazzi del YLab e su questo noi vorremmo lavorare. Mentre cambiano prospettiva, di qua e di là, mentre scoprono la città. Io penso che i giovani vadano coinvolti sempre in qualunque tipo di attività. Sono importanti per il presente, sono importanti poi per quello che porteranno nel futuro. Noi lo facciamo, diciamo, in qualunque occasione per noi è quella buona per poterli coinvolgere. Adesso stiamo uscendo da due puntate registrate con Renzo Arbore in cui abbiamo coinvolto le università di qualunque genere. Sono stati molto attivi, sono stati molto carini, lui è stato contentissimo perché ha avuto una grossa manifestazione di interesse da parte di un pubblico che, diciamo, che oggettivamente, anche per una questione anagrafica, non sarebbe più il suo, ma che invece gli ha dato tanta soddisfazione. Sonoro e ritmato, in luoghi carichi di storia e di storia. Luoghi suggestivi, nei quali la. Perché in questi anni noi ci siamo un po' chiusi all'interno del nostro essere televisione generalista classica. Quindi siamo stati per molti anni un'azienda con una grande storia, ma anche un'azienda poco aperta all'innovazione dei giovani. Per cui l'incontro con i giovani è per noi fondamentale per lo sviluppo della nostra azienda. Quando uno sta nei porti sicuri è difficile che poi va per mare. A un certo punto è arrivata una bufera. La bufera sono le nuove tecnologie. Per risolvere il problema di questa tempesta dovevamo avere un rapporto con i giovani, perché i giovani portano proprio un diverso punto di vista rispetto alla televisione classica. Quello che stiamo facendo, e quindi dobbiamo continuare a ragionare con i giovani e soprattutto dobbiamo poi prendere queste energie e portarle dentro l'azienda, non solo come età, ma anche e soprattutto come cultura.